Non spieghiamo questa branda, questa parete, queste catene, sì. Le spieghiamo più tardi. Sono qui nella mia semplicità. Soprattutto la catena va d'accordo con il vestito, perché chi è questa Francesca? Questa Francesca è una miliardaria che viene sequestrata da una banda di imbecilloni, evidentemente, perché riesce, grazie alla sua intelligenza e devo dire all'arma che da sempre le donne usano nei momenti di difficoltà, suo fascino e il sesso, riesce a diventare padrona della situazione e alla fine, dopo intrighi vari che non sto a raccontare, se ne va via con tutti i suoi soldi. Ecco, quando è venuto Dario Fo da noi, ha detto che Francesca ti assomiglia molto. Mo. No, non sono così tremenda, sono una che cerca di usare il cervello, ma non sono così tremenda. Mi ha detto addirittura che quando lui lavora per te, lui propone, ma tu disponi. È un po' così, nel senso che devo dire che sono in teatro da che sono nata, ho cominciato 8 giorni, quindi di teatro evidentemente me ne intendo. Dario dice che questo neo che ho qui nascosto sotto i capelli è il terzo occhio. In effetti le prime volte che leggevo i suoi testi, una pagina, due pagine, giornata e stava a scrivere e obiettavo qualcosa, lui diceva ma puoi avere anche ragione, però finché il pubblico non me lo dice io vado in scena così. E fu nel 60 esattamente con Due pistole con gli occhi bianchi e neri che alla fine dello spettacolo, è vero che era subentrata anche la censura, tagliare un buon pezzo del testo, alla fine dello spettacolo mi ha detto tieni il copione e fai i tagli. Aggiustalo tu. No, fai i tagli che avevi proposto e da allora devo stare molto attenta perché posso anche sbagliare, essere in una giornata no e vedere un testo brutto mentre invece è stupendo. È che io non mi posso permettere di far finta di niente, se ti leggi un testo tu puoi dire carino e te ne vai, mentre se io dico carino poi sono in scena a recitarlo e deve essere buono e non carino. Senti, come ti trovi a lavorare senza tuo marito in scena accanto a te? Ma devo dire che abbiamo un gruppo di ragazzi molto bravi, non è la prima volta, ho fatto altri testi da sola o con altri attori, attrici. Quindi mi trovo abituata? Bene, anche perché Dario è un mangione, ma non è che sia un mangione perché mi vuole mangiare, ha una grossissima personalità, è simpatico, è bravo, con i suoi dentoni, gli occhi azzurri da coniglio. E quindi... gli occhi azzurri da coniglio, è vero che tu una volta hai detto... è un po' bruttino Dario Fo, poi in realtà te lo sei sposato da 30 anni, non è da 35. Un giorno. 35. Perché lo 35. Dici? Perché lo dici con quest'aria? Dunque, la storia tra me e Dario è abbastanza simpatica perché io ero una bellona col capello biondo, i seni rotondi, le gambe ha lunghe. Ha detto di molti la più bella donna d'Italia, sì, lo sai? Sì, sì, no, ma ditelo, regista. Ditelo, va bene, ditelo. Furia Giolella mi ha detto, testuali parole, poi è su regia, ha detto che meraviglia, abbiamo la più bella donna d'Italia. Sì, ma poi siamo d'accordo che io do quel 10 ah, ma insomma testa. Ragazzi, non è... Dunque, la storia col Dario è cominciata che lui debuttava con me e non mi guardava niente, io piena di corteggiatori e questo, come dico, bruttino, perché è migliorato invecchiando, bruttino, che non mi vedeva. E io non so, sarà proprio l'ordine dei contrari, l'ho sbattuto un giorno contro il muro, l'ho baciato, quello che fanno gli uomini con le donne, no? E dopo 20 minuti ci siamo sposati perché eravamo innamorati, però diciamo che adesso le cose sono un po' cambiate e ci vogliamo sempre molto bene. E lui che ti sbatte contro il muro e ti bacia? Sì, no, mi dà dei bacini. Dopo 35 anni i baci contro il muro non si danno più, devo dire. Comunque... momento. Non esaltatevi, si possono dare i baci contro il muro con altri, non col marito. No? Brava. Brava. Senti una cosa, io ho letto una domanda qua che dice sì. A casa vostra c'è una curiosa storia di cassapanti. Lianella Karel ti è venuta a incontrare, forse gliel'avrai raccontata. No, penso che lei l'abbia letta su un giornale di cui non faccio il nome perché forse è proibita da pubblicità. È un'intervista che mi hanno fatto sul matrimonio, devo dire che ne ho dette di tutti i colori sul matrimonio e sono convinta fino in fondo, le mie convinzioni le rivendico anche in questo momento. Non sposatevi donne, assolutamente. Accasatevi, ma non sposatevi. Questo lo dice ogni donna che ogni uomo so. Che si è già sposato. Lo so, però. Poi ci ricascano tutti, ma bisognerebbe smetterla di ricascarci. Basta. Dunque,
Certo che facendo così però si dà ancora più curiosità e tutti dicono adesso però voglio vedere se è vero. Comunque vai avanti. Comunque le cassapanche sono, io sono una grandissima archivista, archivio tutto quello che riguarda il nostro teatro in Italia, all'estero, quello che riguarda me, quello che riguarda Dario, che è un mare di materiale. E archivio le lettere d'amore che Dario riceve, non le apre mai. Ah. Anzi, io spesso rispondo perché. No, mi spiace lasciare. E ti firmi Dario So? Sì, perché lui non scrive, non apre lettere, non fa corrispondenza. Abbiamo per fortuna un ufficio e poi ci sono io con i miei collaboratori. No, le lettere sono curiose, purtroppo sono a Roma, se no ne avrei portata qualcuna, perché non so com'è. Ma le ragazze di Dario, quando lui parte, sempre scrivono, sono disperata. E vabbè, questo è regolare, lui è partito. Ma la cosa bella è che sono sempre in riva al mare, il mare in tempesta, un tempo da cani, piangono e soffrono. E io, cara, ti amo, perché poi è bello instaurare un buon rapporto fra il marito e una ragazza. Lasciarlo lì sospeso, i piedi bagnati in riva al mare. Allora, ti amo, ti amo, ti amo, spero che il tempo sia cambiato e tu abbia messo delle scarpe. Ma è vero, il guaio veramente, il guaio di fare l'attrice comica, pensate che siano delle cose inventate, sono veramente vere. E poi la cassapanca dei regali, le ragazze e Dario non possono fare regali importanti perché c'è la moglie. Vedi, la tragedia è di essere abbassata al ruolo di moglie. La moglie, quindi fanno dei regali simpatici, cinture. Dario avrà un 300 cinture, che uso io, perché se mi vanno bene, perché lui non sta attento al guardaroba, sciarpette. C'è una ragazza che a New Haven gli ha regalato una stupenda sciarpettina di cashmere, che io porto, mi tengo caldo la gola. Poi profumini delicati, che lui non usa, e quindi io ho dei vantaggi. Però molti regali li archivio con nome, cognome e la data, che il nostro figlio, i figli dei nostri figli vedranno come era amato il loro nonno. Ecco. Ma è no. All'età. All'età. Caro Dario, proprio stirato. Senti, no. Ma lui lo sa, cioè le cose come? Che racconti a noi le dice mi anche lui. Mi è profondamente grato di questo ordine che tengo. È proprio uno analitico casa. Quasi, direi. Scherziamo. E quindi scegli anche quella che secondo te ha più chance o meno chance nella risposta di una lettera? No, io le consolo sempre, perché sempre. Lui da classico uomo arriva, prende e dire butto è brutto, prende e parte. Sì, parte così. Lui, insomma. Poi qualche storia magari va anche più avanti e la coltiviamo, perché la distrazione erotica del proprio marito è distensiva, quindi va tenuta calda. Io sono e lui come si comporta invece nei confronti dei tuoi ammiratori che ne avrai a caterve? Sì, ma io sono quasi nonna, mio figlio che mi starà sicuramente guardando che non mi fa bambini. Io sono una tranquilla, a caterve non ce ne ho perché lavoro molto, non ho il tempo. Ecco. Io adesso, siccome ho deciso di lasciare Dario, penserò di coltivare profondamente questa storia di nuovi amori. Mio figlio aspetta che mi fidanzi, ma devo trovare il tipo giusto. È veramente vero che sto lasciando Dario. E giuro, è vero, non tutto è, lo dico per la prima volta, non tutto è fisso per l'eternità, no? Si cambia, su, non ti scoraggiare. È morto un papa, se ne fa un altro. Bello, vedo così che l'hai felice. Con tu anche me. Ti vedo così infelice. Posso essere almeno sorpresa. È la prima volta che 10.000 spettatori di Raffaella Carrà la vedono un po' in... No. 10 milioni, scusami. Forse 10 milioni, no, 10 milioni. Per un motivo solo credo che sia condiviso da tutti. Perché, insomma, fatta col sorriso, una confessione di questo tipo uno non se l'aspetta, ma evidentemente è una confessione pensata negli anni. Sì. E questo significa che se veramente farai questo passo, lo farai rimanendo assolutamente e profondamente amica di tuo marito. Scherziamo, è il mio più grande amico. Lui è d'accordo? Scusa, non domando. Ma lui non lo sa bene ancora. Ah, ecco, lo saprà dalla televisione. Però è vero. Lui mi ha promesso di venire qua a tenere delle lezioni e ci collegheremo con voi negli Stati Uniti quando terrà delle lezioni. Vedremo come reagirà avrà questa notizia, reagito. Che insomma saprà, anche se non gliela dico io, la saprà comunque. Torniamo al ratto della Francesca per un attimo.
Io vorrei che tu, visto che abbiamo la brandina, visto che abbiamo questa parete, ci recitassi un piccolo brano di una commedia che naturalmente ha un senso nella sua interezza, però sì. Anche un pizzico, un assaggio ci fa sì, dal momento che l'avevamo preparato noi. È giusto farlo, no? Ecco, l'attore che ti accompagna è Nicola Del Buono. Nicola De Buono, e tiene molto al suo De e non Del Buono. Mi Nicola ucciderà? De, no, è molto spiritoso. Nicola De Buono. Sì, ma chiamami pure imbecillone. Io sono un imbecillone. È un tratto somatico. Io mi allontano. Sì. E vi lascio a, appunto, questo piccolo brano del Ratto della Grazie. Francesca con Nicola De Buono. Comunque bisogna assolutamente dire due parole rispetto a questo brano che stiamo recitando. La povera Francesca Bollin de Ril è stata sequestrata e rimane finalmente sola con uno dei banditi, interpretato magistralmente da Nicola, che si prende tutte le sere un sacco di applausi, e io sono contenta perché non appartengo alla categoria degli attori che hanno colpi al fegato quando il compagno di lavoro o i compagni prendono applausi. Sono sola finalmente con questo bandito e cerco in tutte le maniere di provocarlo per riuscire a liberarmi, e devo dire che questa ci riesce, ma oggi non lo facciamo. Va bene. Partiamo. Allora, tolgo, signora, gli occhiali. Tolga gli occhiali. Adesso stia ferma, chiuda la bocca che io devo mettere il cervello. Non mi faccia, per piacere, questo rumore dietro la testa mi nervosisce mortalmente. Sia gentile, non mi può chiudere la bocca così, no. Perché ho il naso otturato per il raffreddore. Mi soffi il naso, per piacere. Che lagna questa, lo dico sempre io. Le donne sarebbe meglio a casa. Ah sì, la penso come lei. Avreste fatto molto meglio a sequestrare mio marito. Ve l'avrei lasciato vita naturale durante in pensione, certo. Pagando una tangente mensile. Soffi, dai. Grazie. E cos'è questo oggetto bianco? Cos'è? Un Kleenex? Cos'è? Un Kleenex? Scusi, è già usato. Vabbè, ce l'ho da una settimana, ma l'ho già lavato 3 volte, eh? Cos'è? Studi i trattati di economia di Visentini, lei? Senta, signora, o soffia o io tappo senza soffiata, eh? Su, su, Mi stacca il naso! Va meglio? No. Non respiro, sia cortese nella mia borsetta, Rinodil, qualche goccia nel naso, per piacere. Che tormentone che sei, cara. Sei proprio un tormentone. Grazie. Allora, come si applica si sto agita, coso? Prima si dell'uso, sì. Poi la parte più sottile si infila in una narice e si schiaccia la più grossa. Se togli il tappo è più efficace. Scusi, non si arrabbi. Mi viene da ridere. Adagio. Che impiastro! Mi liberi una mano, faccio da me. No, cara, niente mano libera, io sono solo, non mi fido. Stai ferma, se sta ferma ci riprovo, no? Sì, cara, grazie, adagio, adagio. Adagio! Va. Quello è il cervello, per piacere. Mi ha lubrificato il cervello. L'altra narice, grazie. Sì, anche l'altra, eh. Scusi, lei si secca tanto, ma io ho 2 narici come tutti gli umani. Adagio! Ma cosa fai adesso? Ma cosa mi sputi in faccia, tu? Mi ha irritato la mucosa. La mucosa, guarda qua che annaffiata che mi hai dato. Annaffiata, uno sputino delicato che lei si meriterebbe ben altre sputate, caro rubadonne. Rubadonne. Allora. Si sente libera almeno adesso? Sì, di naso mi sento libera, per le catene basta illudersi che è un fatto decorativo. Allora, senta signora, adesso stia ferma che io sono pronto, va bene? Per favore, non mi faccia questo rumore, mi fa diventare trastanica! Sia gentile, non mi chiuda la bocca, ma perché me la vuol tappare? Io non dico più neanche una parola, non mi faccia una tortura così. Pensi alla sua mamma, pensi alla sua mamma. Come delicato. Guardi, signora. L'italiano medio davanti alla mamma cede sempre, grazie. Senta, io sarò buono, l'accontento, però l'avverto, grazie. Appena lei dice va e apre la bocca, io tappo, chiaro? No, chiaro? Ecco, poi mi spiace, la benda agli occhi, quella devo proprio metterla. Perché mi vuole mettere nemmeno La benda devo metterla per... Perché mi vuole mettere nemmeno io? Le dico perché? Perché adesso mi parli così? Mi ha detto che si apre la bocca, mi tappo la bocca. Ma dai, finiscila di fare lo spirito. La benda devo metterla perché voglio, perché me l'ha ordinato il mio capo. Va bene, basta così. Nera, no, non posso pensare di avere una benda nera sugli occhi, mi porto una sfortuna tremenda. Io, signore, scusi, ho un bisogno prima di bendarmi gli occhi. Che bisogno?
Ah, è un bisogno intimo. Intimo? Mi scappa la pipì. Ma porca miseria, ma anche questa, adesso, la pipì devi fare. Scusi, lei è fuori di testa, eh? Non le ho chiesto niente di eccezionale, mi scappa la pipì. Son banchiera, ma la faccio come i poveri, ma... sa, signore. Non ho capito io. E poi siete dei rozzi, ma non la vedete la televisione? Ma non imparate nei film. Si mette una donna, capito, vicino a una donna, per una signora come me, per aiutarmi nei miei bisogni intimi, che magari qui non c'avete neanche il bagno. C'avete il bagno? Non c'avete il bagno. Il cesso è lì, dai. E allora? Cosa aspetta a portarmici? Ah? No, senti, bionda, guarda che io non so mica la tua baglia, sai? No, per me te la puoi fare anche addosso, che tanto a me... Sa cosa lei? Un troglodita, un aguzzino, una bestia indicibile, indicibile, hai capito? Io ti avevo detto di piantarla, hai capito? T'ho detto di... E adesso io ti tappo, hai capito? Anzi, prima ti vendo e dopo ti tappo, ma guarda questa, se lei guarda! Lei crede di provocarmi con la sua arroganza, si sbaglia, di costringermi a farmi la pipì addosso. No, caro signore, io ho una volontà che lei manco se ne sogna, capito? Io non me la faccio addosso, piuttosto crepare... Crepare, piuttosto mi annego dal di dentro, sì, dal di dentro. Ma non me la faccio la pipì addosso, non me la faccio. E io, quando mi capitava da bambina, che ero una bambina educatissima, che non mi facevo mai la pipì addosso, mi capitava, e dopo mi si infiammava tutto, se non c'è il borotalco, io non... Avete il borotalco, non c'è la sé. Ma finisci, basta, smettila, ti accompagno al cesso, sei contenta? Grazie. Stai ferma. Grazie, lei è proprio una buona persona. Sia gentile, mi apre anche un pochino le gambe, perché non mi potrei sedere sulla tazza con le gambe così. Ma che cosa sto... Ma non lo vedi che lo sto facendo io, lo so, ma ti vuoi stare zitta? Vuoi stare zitta? Si calmi, un attimo. Lei è nervosa. Basta. Lei è troppo... Ma lei non deve far più sequestri, giù di me. Ma si metta sereno. Ma santo cielo. Ecco, così. Così è più che sufficiente, vai, cara, vai. Sto a vedere che adesso scopro che esiste una misura standard di divaricazione massima degli arti inferiori delle signore praticanti la pipì in catene, stai a vedere. Dove vai adesso, in mezzo alla gente, vai. Ma dove vai? Cosa ne so io dove fanno la pipì, banditi, scusi, eh? Il cesso è qui, cara, qui. Grazie. Su. Grazie, il mio piccolo, eh. Signore, c'è un problema. Sì, che problema? No, è un problema importante. Perché con le mani così incatenate, e come faccio a abbassarmi gli slip? Sì. E io porto anche il collare. No, cara, se tu credi che ti liberi i polsi, no. Non ce n'è. Beh, qui allora, sia gentile, faccia lei, signore. Che cosa? Mi abbassi lei gli slip e il collante. Beh, non mi dirà che si sente imbarazzato, eh? No, però guardi che non è che io... Neanche io, per la verità, sono molto a mio agio. Ma davanti all'emergenza, coraggio, faccia presto, le giuro che mentre mi abbasserà gli slip, io non tenterò di mordicchiarle l'orecchione. Ma sfotti, no, tu sfotti, ma tu guarda questa. Ma lo sai che non mi era mai successo in vita mia di dover... Neanche a me, giuro, la pipì la faccio sempre da sola, giuro. Coraggio, si sbrighi, si sbrighi. Me la sto facendo addosso, ma insomma... Ma mi tira sulla sottana adagio come se fossi il siparietto del teatrino delle marionette. Ma cos'è? Ha paura che spunti il bao bao? Ma lo vuoi piantare? Ma lo vuoi finire? Spegni sta radio! E per la miseria! Sto veramente rompendo... Basta, no, sbaglia! No, sbaglio, non così! Ma non tutte e due insieme, una per volta. Prima gli slip e poi... Ma insomma, è la prima volta che spoglio una donna? Guardi, in queste condizioni sì, signora. Così, bravo. Così. Un po' più giù? Tu? Un po' più giù? Basta! Senta, perché ride lei? No, è che lei, signora, mi sembra il capitano d'una goletta quando dirige le manovre. Issa le vele, arma la randa, giù la mutanda! Non si permetta volgarità con me, sa? Ecco come siete voi uomini, basta concedervi di abbassarci le mutande, chissà cosa vi mettete in testa. Non mi guardi, perché c'è? Non mi guardi. Se non mi guardi. No. Scusi. Vuole che tenti di alzare il coperchio della tazza con i denti? Basta provare con i denti. Non mi guardi, eh? Non mi guardi. Ha 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 ha!
Perché avete una tazza così bassa? Cos'è? Una mezza turca? Un compromesso col Medio Oriente?